Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video, continuiamo la nostra avventura, qui siamo ritornati all'accampamento dopo aver ucciso la tizia che era con noi al faro, che come avevo insomma un po' scoperto effettivamente era stata comunque posseduta, ma l'abbiamo aiutata per completare una sorta di rito per portare diciamo indietro il figlio, ma alla fine è morta anche lei e abbiamo recuperato il cristallo, che è quello che ci dà la possibilità di evocare dei beh, qua non me lo fa manco visualizzare. Comunque, è quello che ci permette di evocare, diciamo, un piccolo sciame da mandare contro i nostri nemici. Quindi siamo ritornati all'accampamento e parliamo con Anna che sta qui appresso a Kim. Dove cazzo si entra dentro a sta cosa? Scusi qua. Vediamo un attimino che dobbiamo aggiornarlo ovviamente sulla situazione. Oddio, sta luna così enorme? Ma questa diventa un licantropo, devo immaginare. Ah, sta a vedere un po' troppo. Ehi. Meno male che sei qui. Come sta, Kim? Nessuna novità. Dov'è Maya? È morta. Così. È andata. È andata così. Oddio. Prima Sonny, poi Maya. Moriremo anche noi, vero? No. No, no. Noi faremo quello che serve per sopravvivere. Hai parlato a Tyler? Si può fare il rituale? Tyler è così. Così? Ha detto che il suo prisma può essere usato per controllare l'oscurità e che dobbiamo usare la maschera di Monroe, ma che cos'è? Come facciamo? Lui non parla, urla e basta. Basta che ci dice che Ci cosa dobbiamo provi? fare, anche se lui urla, sti Sei cazzi. sicura? Ah. Devi essere molto cauta nell'approcciarlo. Può essere suscettibile. Pure. Ci pensiamo noi, lascia fare, frate. Anzi, sore, dai. Questa comunque non me la racconta giusta, Intendi davvero parlare con Tyler? eh? Certo. Sì. Ci occorre il prisma rosso, no? Che altra scelta abbiamo? Vero, ma Tyler si comporta in modo molto strano ultimamente. Sarò posseduto. Volevo chiederti, tu e Tyler state insieme? È complicato, ma sostanzialmente sì. Mi ha aiutata molto a crescere, ma non pensavo sarebbe finita così. Già, lo so bene. Ma non solo. Gironzola. Tyler, dobbiamo parlare. Non vedi che sto riflettendo? Che cosa vuoi? Tyler, dobbiamo Motivo. recuperare la maschera di tuo nonno. È l'unico modo per salvare Kim. Anna, cosa le hai raccontato della mia famiglia? Ti avevo detto di non parlarne mai. Anna, perché hai lasciato Jess a briglia sciolta? Briglia Hai sciolta, ragione, addirittura. sono un po' stressata, non preoccuparti. È diventato tutto assurdo. Jess, Ho cerca di molta trovare il pressione prisma. addosso, lo sai. Capito, se lui non ce l'ha, che posso fargli, scusa? Recupera il prisma rosso. E dove lo recupero, scusa, eh? Devo intrufolarmi all'interno, sicuro? Qua si entra? Sì. Ok. Entriamo di soppiatto all'interno. Allora, finanziamento minimo 5 milioni di dollari stanziati, Sony 2 milioni, forse di più. Fondo fiduciario di Anna 1,2 milioni di dollari, almeno 2 anni. Mutuo 1,2 milioni, reddito yoga 12 mila dollari all'anno. Quanto ha Sony? 3 milioni di euro? E la famiglia di Sony? 25 milioni di euro? Sì, di, vabbè, di dollari. Vabbè, un sacco di soldi praticamente. Qua non c'è niente. Okay. Tieni la bada. Questa cosa incazza facile. A parte gli abbiamo un po' di roba. Metodo di MA. Comprendere i bisogni fondamentali del soggetto. Isolarlo dalle sue fonti di conforto. Il suo bene, sintonizzarlo con l'oscurità, guidarlo verso la realizzazione tramite la scienza prismatica, concedere o negare la relazione per assumere il controllo, realizzazione, scusate, per assumere il controllo, eseguire il rituale vincolante. Capito sta cosa, però. Ok. 2 milioni di dollari, potenzialmente il più della famiglia.
Beh, questo praticamente c'ha un sacco. Voleva un sacco di soldi. Dove cazzo ha lanciato sto prisma ora? Eccolo, 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 eccolo. Ma tanto c'è sicuro c'è scopre. Prisma rosso, vai. Energia. Ok, Ok. devo andarmene da qui. Sicuro che andrà così liscio? Via, 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 veloce. Guardate come compare da qualche parte ora, eh. Appena si accorge che gli avevamo fregato facile. Eccoci qua. Bella Jess, passeggiata. che ci fai qui? Da dove arrivi? E Vale, stava a torno fare subito. Lo prometto. Jess, dobbiamo andare. Vieni con me. stai andando? Anna! Hai preso il prisma? Sì, ce l'ho. Ora si infurierà. È Adesso adesso. so cazzi. Serve la maschera. Era la vecchia comune. La vecchia comune? E che cos'è? Cazzo è la vecchia C'era un comune? altro gruppo qui. Negli anni 70 viveva in una Dannava, comune. oh. Ma cazzo del giro Sai dove che fa? Tyler aveva punti su tutti? C'era scritto qualcosa su di me. Sì, che Sì, c'hai un sacco di cerchino soldi. e fondo fiduciario da 1.200.000 dollari. Perché avevamo preso la Allora, strada come più stanno le lunga? cose tra te e Tyler? Uscivo da una separazione difficile, un vero disastro. Lui mi ha aiutato a riprendermi. All'inizio era solo un maestro, ma poi è scoccata la scintilla, mi ha fatta sentire di nuovo Sui completa. soldi è scoccata la scintilla, altro che. Quindi ora dobbiamo prendere il percorso rosso, praticamente. Quindi a Comume qua. Ecco, non ci posso entrare io qui. Lei sì, però. Boh, Cosa? È opera del mio prisma. sono bloccato tutto il Aspetta, macchinario. c'è Ah, un'altra strada. vabbè. Si chiama Via dello Spirito. Tyler è venuto qui a prendere la maschera, ma una creatura lo ha respinto. Tieni il canale libero. Quando arrivo te lo dico. Vive selezionare l'abilità del prisma rosso. Che cos'è sta cosa? Evoca dall'oscurità culturisti torturanti per trattenere il bersaglio. Che cacchio. E vabbè, io non posso entrare, quindi. Segui l'indicazione per via dello spirito. Spirit Trail. Olè. Andiamo qua. Allora, perché quelli devono averci sempre la strada più facile? Io ho sempre quella più. A parte io qua ci sono già venuto. Però dobbiamo andare per la via dello spirito, quindi qua a sinistra. Che palle questi che rompete le scatole, via! Oh! Che atrota! Adesso sono curioso di provare sto prisma rosso che sembra quello più forte, diciamo. Oh, ma che cazzarola volete? Niente, ho lanciato l'olio così a caso e non l'ho manco piato. Cazzarola, aiaia, sto per morire. Da morire facile. No, Volevo provare a via, vedere via, se via, riuscivo via, a sciò, salvare sciò, mio sciò. fratello per fare colpo su mamma e papà. Erano due. Cazzo, dai. No, ci mancano pure le mosche, eh. Già sto a combattere con questo. Aia, che mi manca pochissimo. Aspetta. Cambiamo un attimo in questo. Occhio. No, via, 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 via. Vostra. E niente. Cavolo, pure i mosche ci hanno messo. Dannazione. A parte gli avrei potuto pure scappare. Sta cosa che mi fossilizzo per cercare di ammazzarli tutti. Ho capito. Aspetta, che non ci posso andare là. Se corro riuscendo a capire qual è la strada giusta, magari evito di combattere. Allora, devo andare a sinistra. Tanto qui la roba io l'ho già recuperata. Dai, 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 veloci. Ok, e qua a destra. Spero che questa sia aperta come porta. A parte l'abbiamo aperto tutte, mi sa. Ok, chiudila però. Cosa c'è? Tappost. Niente, stavo pensando a me e Tyler. Credi che mi abbia usata, secondo te? Ah, Non disse sicuro. niente di me. Penso che Tyler abbia usato tutti. Non so quanto gli importasse, ma Che è sta cosa qua? sicuramente tu gli sei tornata molto utile. Sì, è quello che penso anch'io. Aia, Ma questa immagina cosa del che ti prisma rosso. ascoltassero e facessero esattamente quello che dici. Quindi ma noi sentiamo i suoi Sono un imbroglione. pensieri, Questo è diciamo. reale. Davvero reale. Ma quali reali? Ok,
Ok, Anna, sono qui, alla via dello spirito. Stai attenta, lì l'oscurità potrebbe essere più densa. Perché così tante interferenze? Non okay. Dovrei abbandonare Anna. Lo so, ma non mi faceva entrare. Tanto sicuro pure lei uscirà malconcia. Io sto stato così, sempre inquietante. È inquietante, aspetta un attimo, magari c'è qualcosa che mi sfugge, non ho recuperato, ma mi sembra di no. Dio, come sono brutti questi. Qua la cosa del prisma. Recuperiamo un po' di sanità mentale. Ok. Vai, trupoliamoci. Ok. Sembra però l'accampamento. E ora? Ah, ecco qua. Dio, ma sei brutto, frate. È sta cosa che penzola. Ok. Ok, mi ha chiuso tipo la porta e mi ha aperto l'altra. Non ho ben capito che cazzo hai fatto. Aspetta un po'. Questo si può usare, no? Questo però sì, volendo. Aia. Aia, che dolore. Fa malissimo questo. Oh. Via, via, via. Mi ha ammazzato male proprio. Fa proprio male questo. Però forse mi ha aperto la porta che era bloccata prima. Boh, non ho capito sta cosa. Lo so che devo usare quello rosso. Il problema è che non c'ho, diciamo, punti di abilità per usarlo. Dai, esci fuori. C'ho poca roba sia per curarmi che altro. Dai, tutte le volte devo vedere sta scena. Quanto pare sì. Ok. Però qua, scusa, sembra che abbia aperto. No, mi fa andare. Fanculo, mancato sia aperto. È davvero invincibile? Sì, porca trovata, mi pare di sì. Aspetta, devo usare. Forse usando la. Questa. È tosto sto tizio, porca trota. Non ho cose per curarmi. Vediamo un po' se magari qua mi sfugge qualcosa. Però non mi pare che ci sia niente di che. In teoria io mi ricordo che sta cosa dei prismi non doveva aumentare la velocità di rigenerazione, tipo? O qualcosa del genere. Forse mi sbaglierò. Sicuramente mi sbaglierò. E allora, cosa possiamo crearci? Solo l'olio qua. Purtroppo non ho nient'altro. No, non mi sembra che stia aumentando tutt'altro. Ah no, quindi la parte in cui è aperta qui è semplicemente quella per ritornare indietro. Ok, mi era sembrata che avesse tolto questa e chiusa l'altra, invece no. Praticamente fa vedere che lui può, ha la possibilità di spaccarli. Almeno che io non devo sfruttare appunto il fatto che quando fa sta mossa devo tipo indirizzarlo qua. Non lo so sta cosa se può essere. Aspetta un po'. Non lo so, magari non devo sconfiggere effettivamente, ma devo. Porca troia che botta. Devo utilizzare sto raggio che fa per spaccare la porta. Quindi mi metto tipo davanti alla porta, però non è facile. Perché questo non è che lo fa sempre. Dai, fallo di qua. Qua, frate. Va, spara qua, bravo. No, forse no. Forse no, non è così. Aspetta. Insomma, così gli sto facendo danno, sinceramente. Ok, questa che dovrebbero. Insomma, se ne è proprio fregato altamente di quello che io ho lanciato. Aia, altra colpa a me. Cazzo, è tosto un casino sto tizio. Eh beh, quella l'aveva detto che praticamente l'ombra qui era più difficile. Ma io non ho niente per curarmi, dannazione. Ho sperato che dovessi magari indirizzare i suoi raggi verso la porta, così magari piano piano me la spaccava.
ma non sono sicuro che sia la strada giusta. Però qua mi fa vedere sta cosa. Quindi sembrerebbe di sì, cioè io devo sfruttare. Non so. Aia, cioè, già sono morto praticamente. Già sono morto. Aspetta, prima casa, Alvia. Niente, mi faccio proprio un cazzo di niente. Aspetta che però piano piano... Non lo so. Non lo so, raga, ma qua ci moriremo male sicuramente. Eppure un sacco di volte finché non riesco a capire come funziona. Poi tutte le volte la stessa cosa. Come puoi far ricominciare che perlomeno è già sta per terra? Invece tutte le volte devo rivedere me sto coso. Sì. Sì, lo so. Perché lui spacca i cristalli. Secondo me devo far così. Devo cercare di... E niente, però magari evitarlo pure quando mi colpisce. Vediamo un po'. Quanto pare sì. So che dolore. Dai, fammi il coso, fammi il fulmine. Niente. Ma chi è che si è incazzato fragico? Dai. Ah, vedi che è giusto così, che gli manca... Ma dai, porca puttana, che dolore. Ci manca veramente poco. Occhio, occhio, occhio. Dai. Colpisci. Dai, incazzate, dai che mi serve un altro raggio qua. Vai, dai, dai, dai. Affanculo, l'ha preso. Ah, ha preso bene. Devo cercare di metterlo magari più dritto. Dai. Così, fratello, dai. Spara. Affanculo. No. Dannazione, mi aveva spaccato tutto. Lì sono pure morto. Non mi ha dato manco il tempo di schivarlo, dannazione. Manco il tempo di schivarlo. Vabbè, comunque è così. Devo utilizzare lui per poter spaccare la difesa lì. Sia che utilizzi il raggio, sia magari anche le mani stesse. Sì, dai. Questa è la cosa più rognosa, che devi rivederti la scena, non la puoi manco saltare. Dai, devo far così. Questo l'avevo mezzo intuito. Ok. È invincibile. Sì, però aspetta un secondo. Occhio. No. Aspetta, fai qua. Miscio. Aspetta, fratello. Dai, devi spararmi. Dove cazzo sta la porta? Qua. Eccolo. Ottimo, dai che me ne è liberato un bel po'. Dai, qui. Ok, vai che posso passare. Mamma mia. 3 ore ci ho messo. Ok, altra roba da fare. Il problema è che ora devo tornare indietro, tipo. Allora, che dice qua? Vi do il benvenuto qui, voi siete speciali. Noi qui vi capiamo e voi avete ciò che serve per capire veramente. Questa maschera è il vostro sacro obiettivo. Questo prisma è la vostra lente per percepire la verità. Insieme metteremo in atto i rituali per sintonizzarvi con questa attrezzatura trascendente. Diventeremo parte di voi. La vostra ferita e i vostri bisogni non vi tratterranno più, vi daranno potere, ma dovete essere veraci. Non dovete nascondere niente, nascondere nulla. Mettetevi a nudo. I vostri occhi si apriranno alla profonda verità della scienza prismatica. Prendete la mia mano e io guiderò voi, i vostri fratelli e le vostre sorelle, insieme saremo guariti e ascenderanno. Vabbè, ora bevete la sacra tisana. E poi è successo il casino. Poi sappiamo com'è andata a finire. Ok, allora, vediamo che altro c'è qui in giro.
Quando ho bevuto l'infuso per la prima volta provavo un misto di timore ed esaltazione. Non avevo mai assaggiato niente di simile. Forse era a base di funghi, un infuso a funghi, incredibile. Tutti quei esercizi e quella meditazione avevano dato i loro frutti. Lo sentivo in ogni fibra del mio essere. Ho visto i colori vividi del flusso prismatici. Ho visto le incarnazioni viventi della scienza prismatica inviatemi a unirmi a loro nell'oscurità. Loro non avevano paura. E se non l'avevano loro, perché avrei dovuto averle io? Beh, infatti... Sti cazzi, no? Tanto. Tutte le preoccupazioni per i soldi e per non essere in grado di prendermi cura di Lilizi erano svanite. Che importanza ha l'amore di una sola, banale e patetica persona quando sono qui con i miei fratelli e sorelle? Non è colpa mia, e anche se lo fosse, non mi interesserebbe. Ora vedo la vera essenza del mondo, questo è ciò che conta. Maure è davvero un grand'uomo. Sicuramente. Allora... Qui non c'è nient'altro, bisogna stare attenti che il tizio là sta ancora in giro, quindi se dobbiamo poi riscontrarci potrebbe essere un problema. Però perlomeno abbiamo visto che possiamo utilizzarlo, diciamo. Ho visto delle cose strane, ma niente di pericoloso. Che senso? Erano bellissimi, riuscivo a sentire tutte le nostre voci. Che là, è scapocciato pure Anna qui, eh. Allora, intanto pigliamo qua. Questa in teoria ci dovrebbe servire. Sì, per far l'olio. Vabbè, facciamo l'olio che può tornarci comodo, dai. Allora, che è uno scheletro? Eh sì. Allora, proprio il tizio che abbiamo visto, voce bestiario. Ho chiamato la variante di Mimicoleottero che mi ha separato da Morre e ha massacrato quelli con noi arrancatore. Come il tossitore è sterile per la mancanza di un fiore, ma è così carico di energia prismatica che può respingere qualsiasi fonte di danni e persino proiettare quel potere per attaccare a distanza. La sua faccia è come una sottile ragnatela avvolta attorno a un teschio quasi umano. Era un essere umano o qualche altra specie contorta nell'oscurità? Ah, bene, quindi non si può attaccare a sto tizio. Ottimo, buona a sapersi, insomma. Allora, qui è un po' troppo buio che, insomma, la faccenda non mi piace. Fortuna c'è questa torcia che non si scarica mai. Trovo l'ingresso della comune. Aspetta. Che è? Disegno che è? Prismatic Science. Ti lascia le spoglie di tutte le cose che ti legano alla realtà moderna, che ti trattengono, ti impediscono di entrare nei flussi luminosi prismatici che permeano l'oscurità dell'esistenza. Le cose materiali non vi tratterranno più, la scienza prismatica vi darà tutto ciò di cui avete bisogno, la scienza prismatica vi nutre, la scienza prismatica vi permette di brillare e di morire anche a quanto pare. Ok, occhio, noi sempre a piedi nudi stiamo a fare sta roba. Ok, dovrebbe aprire un po' con garbo ste porte perché non sappiamo cosa c'è dall'altro lato. Noi spalanchiamo così. Ok, quindi questa è la fine del coso viola. Eccola. Anna, ce l'abbiamo fatta. Meno male stai bene. Ma te? Jess, non so cosa fare con Tyler. Cosa ne pensi? Lo dovevo ammazzare. Te lo dico subito. Convinci, non avere pelle per i singoli, incoraggia. Convinci. Lo chiedi a me, ma credo tu conosca già la risposta. Sì, hai ragione. Andiamo a cercare la maschera. Sì, andiamo. Andiamo, va? Sa che cavolo di visione ha fatto questa? Ma racconta giusta. Ma dov'è che stiamo? Abbiamo il prisma di Tyler e prenderemo la maschera. Pensi che così potremo aiutare Kim? Quindi mi manca un solo prisma che è quello della tizia. Scommetto che in quello stato per via dell'energia prismatica. Tecnicamente. La maschera potrà incanalare quell'energia. Ci sono un po' troppe porte qua però, Ti avrei risposto che sei pazza. Che è quel coso? Cazzo, ma è enorme. Guarda quegli edifici. Vedi quella grande cupola? È la nostra meta. Si scende di qua. Sì, sì. Sarà tutto così semplice? Ma assolutamente no. C'erano dei porte là, non ci interessano? Oh, piano. Questa era una specie di serra. A specie. Coltivavano. Credo per lo più cibo. Forse anche roba psichedelica di vario tipo. Dai, veniva qui a raccoglierla ogni tanto. Aspetta che intanto raccolgo qualcosa io perché sicuro c'è roba che mi serve. Aspetta, Anna, che... Come ci varo di là? Ah, come ci varo di là? Aspetta, che devo andare dall'altro lato, ma non mi ci fa andare, dannazione. Pianta alchimica argentaria pesante. Che cavolo è? Non ho letto. Devo andare. Ah, di qua si passa. Aspetta, aspetta, che devo fare provviste. Ok.
Ok. Ah, ma queste sono altre piante, tipo. Quanto pare. Bastone della strega. Sì, mi sa che ci ha dato tipo altre piante che non abbiamo mai unito in qualcos'altro. E aspetta che io intanto gironzolo e vedo com'è la situazione. C'è altro qua, eh? È bloccata. Le piante sono cresciute molto velocemente dopo il rituale. Ora No, che ho facciamo? Prova a gettare bloccato qualcosa anche di utile qui questa. intorno. Io controllo in giro. Cioè, possiamo correre? Che cazzo, stiamo a fare tutta la camminata. Ah, va bene, inavvertitamente comunque siamo arrivati da una parte che comunque saremmo dovuti andare. Chiave della fattoria, ottimo. Ehi Anna, anche qui non si passa, ma c'è una chiave. Ok. Forse ho capito come rimuovere i Cazzo è sto pianeti e coso? sono nello stesso punto. Non c'avevo un bacchetto incendiario. Sai che facciamo un bel falò con tutte queste piante qua. Allora, sembra che alcuni accettori di elettroni, di elettroni tipicamente presenti negli anaerobi, obbligati per il loro ciclo respiratorio, possono essere usati per creare diversi colori di prismi, zolfo, mercurio, eccetera. I prismi sono dunque sottoprodotti organici di anaerobi obbligati. Il processo metabolico si riduce a disimmilatorio del solfato, crea un prisma solforico. Minchia di casino. Possiamo sbarazzarci di quel vecchio contadino scontroso. Si lamenta sempre e si intromette. Sto facendo progressi con il verde e l'arancione, ma con gli altri colori ci sto mettendo più tempo. Aiuterebbe se almeno gli chiedessi di stare alla larga. Mi sto avvicinando a una svolta. Potremmo essere in grado di iniziare a studiare gli effetti su oggetti di classi inferiori. Ma Honlal mi sta rallentando con tutte le sue proteste. Non è nemmeno iniziato, vero? Secondo me non crede nelle scienze prismatiche. Se tu potessi parlargli e fargli capire, mi sarebbe molto utile per andare avanti, Vincent. E forse l'avranno tipo fatto fuori, porello. Non so che cazzo è sto coso qua, uno scheletro di qualche cosa. Allora, questa intanto si apre. Ok, perlomeno ci siamo aperti una shortcut. E con tutte queste piante non posso fare niente, Cosa hai dannazione. scoperto? Quelle piante luminose ricrescono non appena le tagli. Ma vedi l'impianto di irrigazione dietro di me? Forse versando la miscela giusta le piante moriranno. La miscela giusta? E quale sarebbe? È tutto scritto qui, ma non sono sicura di aver capito. Puoi darci un'occhiata? Te pare? È piuttosto enigmatico, ma forse una volta ho visto qualcosa del genere. Credo che ogni simbolo rappresenti una pianta o una sostanza chimica. Lieta che per te abbia senso. Lascio che te ne occupi tu. E te pare. Segui la ricetta. Allora, come far dissolvere le piante rampicanti luminose quando crescono troppo? Segui la ricetta qui sotto per creare la miscela per la dissoluzione delle piante. Versa la miscela nell'impianto di irrigazione e ruota la valvola principale. Ok, e assicurati di usare quei segni che ho aggiunto. Meglio che cercare di ricordare quei dannati simboli. Ok, trovo un modo per dissolvere le piante istruzioni. Allora, questo che cos'è? La chiave che non pensa che ci serva. Oddio, cazzo ha fatto? Terriccio alchemico. Un clone di terriccio che sembra essere un esperimento fallito. Ma cioè, ho tipo unito le piante. Ok. Ah, non sapevo che se. Non erano piante. Cioè, erano piante che si univano. Quindi, però, sta cosa forse ci ha aiutato loro. Magari devo solo Sembra versare debba quello entrare che. qui. No. Mi serve qualcos'altro, ovviamente. Un sacco di piante e quella cosa che non so che ci faccio. Allora, aspetta che non è che ci ho morto. No, ma devo tipo creare. Aspetta. Devo forse creare le cose. Cazzo, ho sbagliato tasto. Devo tipo mischiarle. Questa. No. Cos'è sta cosa che abbiamo preso? Scusa, a meno che questa non ci serve davvero per creare qualcosa. Scusa, questa qua, che cos'è? Pianta alchemica gialla profumata, una pianta dall'odore intenso. Allora, aspetta un attimo, mi serve sta ricetta che devo capire come funziona. E ingrandisci. Allora, il simboletto, quella là. Cioè, partendo da quella.
Ok, dobbiamo trovare quell'altra col simboletto simile alla prima, però c'è una croce sotto. Quindi partendo da quella. Come se leggono sti segni? Oddio. No, mi sa che c'è qualcosa che mi sfugge sicuro. Questa c'è una croce sotto. Scusa, ma queste sono tutte piante. Ok, questa è tipo rinata. Allora, aspetta, queste le posso riunire? Sì. Un comune di terriccio che sembrava. Ok. Però. Ti reagisci. Nascondi informazioni. Come faccio a. Scusa, eh? C'è modo di rileggerlo sto coso? Tutorial, appunti. Scusa, mi diceva di leggere qualche cosa. Non me lo fa leggere ora. Cioè, posso rimpicciolire, ingrandirlo e informazione e basta. Soluzioni alchemiche su come creare misture basate sulla simbologia. Ogni simbolo rappresenta un ingrediente. E questa l'avevo capito. Ah, devo partire da sotto, non da sopra. Ah, aspetta, ok. Allora devo unire quello col cerchietto più quel triangolo con la croce. Io, mo che caspita, ho unito. Vatta a ricordare, ho unito questo qua con la croce sotto. Che è tipo l'ultimo simbolo. Sì, già ho fatto una cacchiata. No, aspetta, questo con. No, questo è uno dei primi. Allora, è questo. Sto facendo quello dalla parte sinistra. E poi mi serve quel bastoncino. Il bastoncino era. Dove caspita sei? Allora, qua non c'è, qua non c'è, qua non c'è, qua manco, non c'è, dove cazzo sta? Ma che non sta qua? Dove cazzo sta il bastoncino? Ah, porca trota. Qua non c'è. Qua? Sono altre piante, questo con la Z. Mi serve quello di un bastoncino. A parte qua mi sa che c'è qualcosa. Ah no. Sì. Voce epistolare sbloccata. Il tradimento di mio amico ci ha condannato a una forma imbastardita della nostra promessa ascensione. A partire da quelli più suscettibili alla psicofagia. Ci siamo lentamente acclimati all'oscurità nella mente, nel corpo e nello spirito. Prima di essere cambiati, ormai possono sopravvivere solo nell'oscurità. Le loro menti sono estranee alla nostra. Posso solo concludere che non sono più umani, sono creature dell'oscurità come le altre. Col tempo, questo sarà il destino di tutti noi. Chi potrà resistere al cambiamento? Ok, mi serve quello con la. Ok, questo qua. Quindi, quella che ho preso, cioè. Questa va unita a questa e ho fatto questa qua. Ok. Questa deduco che sia quella che ho già creato. Non penso che mi fa unire cose che non si possono unire. Voglio sperare. Voglio sperare. Quindi uniamo questa. No, infatti non funziona. Posso buttarla quella che non mi serve più, magari? Allora, questa bianca mi serve. Devo fare questa parte destra ora, quindi il cerchietto più un triangolo con la croce. Allora, il cerchietto era dall'altro lato, se non ricordo male. E poi c'è il triangolo con la croce sotto. Cerchietto sono questi qua. Aspetta, so col colore, tipo. Sì. Poi c'è un triangolo con la croce, quindi è questa. Triangolo con la croce stava di qua. No, non è questo. È proprio un triangolo. Non è manco questo. Era. No, non è manco questo perché è senza barrette. No, è solo un triangolo sopra e una croce sotto. Questa no. Questa no.
Sto no. Sto manco. Ma che cazzo sta? No. Eccolo qua. Questo qua. Quindi uniamo questa con questa. Ok. Miscela corrosiva. Quindi questa la uniamo con questa. E in teoria abbiamo fatto soluzione di solvi piante. Ok. E ma questa la ficchiamo qua dentro, quindi. Deduco. Giusto? Olè, vai. Spero che funzioni. Spero pure noi, perché allora abbiamo sbagliato tutto. Vai, accendi tutto il rubinetto qua. Aspetta, però io qua che caspita ci metto? Mi serve qualche cosa? Mi serve tipo una manovella, qualcosa. Trovo un modo per risolvere le piante luminose. Mi manca qualcosa qui. Mi manca una manovella. Ti pare che le cose non erano così semplici? E mo da trovo sta cosa, scusa. Beh, forse devo tornare indietro. C'erano qui i capanni che abbiamo lasciato alle spalle. Come ci si ritorna indietro? Aspettate, di qua. Ok, qua mi ero lasciato alle spalle un po' di cosette. Questa sicuramente è la chiave del capanno, che è questa. Chiave della fattoria, beh, quella che è. Infatti. Ok. Allora, sono iniziato a avere, diciamo, un problema, perché mi sta riflettendo il sole verso lo schermo, quindi già è buio di suo. Dai che mi serve una manovella o qualche cosa di simile. Qui che c'è? Un bel cacchio di niente qua. Olio? Sì. Ok, appunto. Oggi detto al signor Anton che non mi piace come Vincent tratta gli animali. Ha risposto che agiva secondo i più recenti principi scientifici e che siccome lavora per lui dovrei fare come mi è stato detto. Ma dubito che somministrare tutti quegli strani intrugli sia scientifico. Si vede da come strillano e urlano, stanno soffrendo. Lui osserva e ride. Leggo al manacco ogni anno e non c'è niente di simile ai suoi rituali. È crudeltà. Ecco cos'è il modo in cui si tratta quelle... in cui tratta quelle povere creature. Gli altri animali lo sentono e questo li turba profondamente. A essere sincero, mi sconvolge. Nessun discorso sulla scienza prismatica potrà farmi cambiare idea. Ok, quindi questo era quello che, diciamo, gli rompeva le scatole, gli facevano gli esperimenti praticamente davanti casa, te credo, porello. Eccola, te pare? Quindi qua ci sarà la pianta che nasconderà la nostra manovella, sicuro, sicuro. Ok, da Kim, sta zitta un secondo, che qua stavano picciate. Kim, non rompere. Spero che stiamo andando nella direzione giusta, in verità. Dimmi che sta qua dentro. No, abbiamo preso sale. Ci posso entrare qua? Sì? Mi serve inventario pieno. Posso creare nulla, dannazione. E a parte l'olio, eccetera, qua, vabbè, famo l'olio. Aspetta. Mi sto tipo un attimo a perdere, in verità. Di sicuro c'è una parte in cui... Oh, cazzo di rosponi di merda qua. Dio quanti ne siete. Aiaiaiaiaiaia. Cazzo. Aspetta. Aia, posso usare ora quello rosso. Boom. Ok. Dico sta cosa che li rimane bloccati praticamente. Occhio. Oh, sto a morire, cazzarola. Aspetta, questo mi serve. Occhio. Via. No, devi... Guardate, eh. Dai. Oh, ma te vai cura. Chiarola, 3 ore. E morite, mortabierieri, dai. Sto con uno sputacchio di vita proprio.
E niente, guarda come va a finire. Dannazione. Aspetta, posso usare qualcosa di più? E niente. Cazzo, erano troppi. Dannazioni, non sono riuscito a gestirli bene. Il problema è che ho fatto quello là, diciamo, delle mani che li raccoglie, cioè, diciamo, li trattiene da terra, ma quelli volano, giustamente, quindi ne hanno piadi. Ci sta, quello è un po' fill da parte mia. Proviamo quest'altro. Allora, intanto fai così. Fai così. Perché ce l'abbiamo un po' di roba, ma non l'ho usata. Sicuro è qua la cosa, perché ho visto che c'è tipo la... tipo la pianta. E quella pianta sicuro nasconde qualcosa di utile per noi. Ok, quello è già morto intanto. Oh, che cazzo, ok. Sta cosa delle piante che gli do addosso a loro è fortissima. Vediamo un po' se fa lo stesso effetto pure su questa. Cioè, ma le vomito quelle cose praticamente. Eh sì, ti è, oh. In due corpi già ho sistemati tutti. Dimmi che c'è la chiave qua. No, è solo per passare dall'altro lato. Però aspetta, qua ho visto una cosa sbilucciosa. Quella cosa delle piante praticamente gliele vomito addosso. Una cosa del genere. Sì, sì, aspetta però. Che io qua non ho visto manco dappertutto, sicuro. Ma allora, questa sì. Cosa ho entrato? Nell'unico posto che ero già entrato. Allora, aspetta un attimo perché qui è abbastanza imprigliata la cosa. Sicuro mi serve la manovella da qualche parte qua. Va capendo, sta però. Eccola. Grande. Oh cazzo. Oh cazzo, già mi stanno a cercare. Già mi stanno a cercare. Ok, sta rinchiudendo alcuni dei suoi seguaci nella stalla. Ognuno di loro proviene dall'edificio blu sotto la casa colonica. Ogni notte fanno le loro cose lì dentro. Ci sono canti, luce e a volte urla. Tutte le volte che si sentono delle grida, un altro dei suoi seguaci viene portato nella stalla e rinchiuso. Inveiscono e vanno in estasi, ma nessuno di loro migliora. È troppo, domani gli dico che me ne vado. Voglio provare a portare con me la ragazza. Ok, allora, ovviamente mi stanno aspettando. Ma devo trovare la strada per tornare indietro. Eccoli, infatti, sti stronzi. Aspetta un attimo che magari riesco a svignarmela. Easy? Cioè, easy no. Allora, scrivo ora che è tutto ancora fresco nella mia memoria. Ogni notte faccio incubi su quello che è successo. So che sto dimenticando gli eventi e a dire il vero ne sono riconoscente. Forse un giorno riuscirò di nuovo a dormire in pace se mai riuscirò a lasciare questa dannata isola. Perché ho dato retta a Morre Anton? Quell'uomo è crudele e pazzo. Pensavo che mi stesse aiutando. Mi ha aiutato, in effetti. Dopo tutto quello che ho passato, lui mi ha donato la percezione di me in un senso di appartenenza. Ma era solo un... era solo per usarmi, così come ha usato gli altri. Ci sta dando in pasto a quelle strane cose che stanno nell'oscurità. Dice che stanno trascendendo, ma non è vero. La povera Sarah Ann è ormai un guscio senza vita. Non ricorda niente, era mia amica e ora non esiste più. Ho visto l'energia risucchiata dal suo corpo finire nella maschera di Morre. Lo giuro, come ha fatto a non scappare? Come ho fatto a non scappare? Il contadino è stato molto gentile con me, consentendomi di nascondermi nel finile, ma devo proseguire e lasciare quest'isola prima che sia troppo tardi. Forse quando sarò al sicuro scriverò tutto. E poi mi sa che la cosa non è andata come dovrebbe. Ok. Altra zona. Colpa tua. Ok. E niente, sono venuto qua solo per pia la cosa dei cosmetici. Ah, qua c'è una piantina, cazzo, era, non me ne sono accorta. Ok. E allora, vediamo da scappa via. Cioè, dobbiamo ritornare indietro, ne? Che puttana. In teoria dovrei andare. Mica mi ricorda la strada, dannazione. Allora, qua? Sì, forse sì. Forse sì.
No, sono ritornato nell'unico punto. Non ci devo entrare qua. Mamma mia, faccio sempre il giro per... Dove cazzo l'è riuscita? Di qua? Oh, cazzo. Sa quanto siete brutti. Sono quelli rinchiusi, ovviamente. Scivostra. Aia. Aia. Cazzo. Ok, morti. Vediamo un po' se c'è qualcosa che può tornarci comodo qua dentro. No, tira di no. Ancora. Che cazzo ne siete? Via, via, scappa, scappa. Dai, qua si esce. Ok. Anche qua. Ok, ci siamo, ci siamo. Questa è la porta d'ingresso. Sì, ci siamo. Forse. Questo è l'orto, ma in teoria ci dovremmo essere. Qua, qua. Ok, aspetta, già che ci stiamo, controlliamo. Non credo che si apra questa. Infatti, no. Ok, allora abbiamo preso qualcosa. Sì, questo lo possiamo usare. Qua niente. E vabbè, ancora oli. E basta così. Curiamo, se che insomma siamo un po' provati dalla situazione. Allora, scusa, Anna, qua c'era pure da mettere la manopola. Ovviamente era troppo semplice. Fa semplicemente il cosetto. Dai, annaffia tutto. Sembra tipo un pezzo di Resident Evil. Mi ricordo che dovevi annaffiare Funzionato. e far Come bruciare tutte le reagi? piante. Anna, tu sei qui da un po'. Mi chiedevo, com'è stata coinvolta Kimmy in tutto questo? Aspetta Kylie è un figlia da attimo. yoga. Come a tutti noi, le ha fatto il lavaggio del Ok. cervello. L'ha fatto con molte persone. Sì, ci sa fare. Ci saranno altre 50 o 100 persone che lo reputano fantastico. Ma Ma come? invitate tutti al ritiro. È solo per la cerchia più stretta, quelli che erano veramente pronti. Pronti per essere sfruttati, mi viene da dire. Scusa, non volevo ferirti. Ma la verità, è No, assolutamente la hai verità. ragione, è vero. Eravamo tutti così ansiosi di farne parte. Non abbiamo mai riflettuto su cosa facesse. Sapevi dell'oscurità e delle creature, che erano reali. Aspetta, aspetta. Porta è bloccata dall'altro lato. Qui c'è il prisma viola, quindi se la deve vedere lei, mi sa. Io non posso entrarci. Perfetto, altra oscurità. Non posso Bisogna entrare. capire se c'è un altro modo. Stai tranquilla, Anna. Ok, proviamo entrambe a raggiungere la grande cupola che c'è Sto laggiù. per morire pure, c'è poca vita. Buona idea, forza. Attrezza la sala da pranzo. Ok, io c'ho quello Vedo rosso, qui le ombre. incazzoso, e Sono lei c'ha quello importanti. rosa. Ok, allora vabbè, qua in verità abbiamo roba da guardare, però sti cavoli per il momento. Lo zenzero, quello non ci serve per ora, ci servirebbe per curarci. Allora, continua a prendere nota delle esigenze e degli stati d'animo individuali. Chi è amico di chi? Chi odia chi? È fondamentale disporre di queste informazioni in modo da poter assegnare i vari incarichi secondo i principi della scienza prismatica. Ricorda, la tua posizione dipende dall'accuratezza dei dati che fornisci. MA. Ok, c'è niente. Sala da pranzo è questa, ma è chiusa. Come cazzo ci passo sotto? Ah, c'è la porta. Bene, bloccata dall'altro lato. Come vado di là? C'è qualcosa che mi sfugge però, scusa, eh. C'è un'altra entrata? No, questa è chiusa. Sono tutte chiuse dall'altro lato. Scusa, io sotto la panca, là, come ci passo? Come passo qua sotto? Terza sala da pranzo. Come ci vado da qua? Aspetta. Ah, ok, c'è un'altra porta, non me ne sono Facile accorto. spillare soldi alla gente che si fida di te. Ok, c'è una scala addirittura. Qui è tutto vuoto. E niente, andiamo su. Ci abbiamo un'altra via di uscita. Allora, vediamo che altro c'è qua. Magari c'è qualcosa di interessante. Tipo questo. No, questa in verità, però.
Va bene anche quello. Allora, ecco il cibo che ti ho promesso, ma non dimenticare il nostro patto. Capovolgi? Niente. Allora, aspettare un attimo perché noi stiamo abbiamo un sacco di miglioramenti. In verità ce ne ho 11, ma non li ho ancora spesi. Allora, ottimamente 5% del corpo in più dello zenzero. Ok. Aumentiamo anche un po' la forza qua. Ok, anche questo. E poi basta perché non ce l'avevamo più. Così almeno diventiamo un filino più forti. E ok, ok, qua mi sa che la situazione qui si traballa un po' troppo. Ok, là. Andiamo a sinistra. Ok. Centro. Che puttana, sbagliato. Ora devo ricominciare. Oddio, questo è grosso. No, quello grosso no. Come cazzo faccio a scappare ora? Un'allucinazione. Aspetta, aspetta. Sto perdendo il controllo. Chissà se sarei dovuto comunque cadere a prescindere, eh? Oh, cazzo è questo? Ma questi sono quelli che abbiamo visto essere mezzi umani. Aia. E basta, vaffanculo. Ok, morto. Secondo me devo cadere e basta. Nessuno capisce. C'è sto presentimento. Insomma, alla fine dovevamo passare la sala. L'abbiamo passata. Difficile forse che effettivamente c'era una strada buona. Stai bene? Sei al sicuro? Sì. Sta bloccata. Bene, sto arrivando. Ho visto cose che voi umani. Sì, sta arrivando. Però aspetta. Che è? Oh, fa freddo? Occhio che sta casa non mi piace, eh. Non mi piace proprio sta posta. Ok, una pianta che sbuca dal water ci può stare. Guarda qua se mi esce qualcuno. Ok, no, meno male. Era un po' troppo calma la situazione. E sta potenza di aprire queste porte. Allora, questa non si apre, quell'altra abbiamo visto è bloccata. Qui è bloccata e niente, proseguiamo dritti. Dobbiamo semplicemente proseguire dritti. Che c'è qua? Sale, sempre sto sale che non manca mai. Qui olio, sale, olio, un po' di insalata e abbiamo fatto. Ok, dove stiamo qua? Che è sto posto? Sfera pineale rossa, una sfera di cristallo rossa progettata per trasmettere frequenza alla tua ghiandola pineale. Che ci faccio? Non lo so. La bobina incontrano la cupola geodetica cerimoniale. Spero che mi ci faccia arrivare in qualche modo. Che era? Oh, che era quel rumore? Vabbè. Allora, di recente c'è stato un po' di tensione. Sembra che si stiano sviluppando diverse amicizie non approvate, come indicano nei miei appunti precedenti. Indicato nei miei appunti precedenti. Per evitare i cambi di bandiera, consiglio di attribuire l'energia negativa a Lurie durante il rituale di questa sera. Ha fatto domande controproducenti dopo che Saran è andata via. Voglio occuparsi di lei adesso piuttosto che aspettare. Sai che cazzo facevano questi, mamma mia. Dai, queste porte che si chiudono. Oddio. Ma c'è una festa qua dentro. Aspetta, 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 che finché non ci vedono va tutto bene. Apriamo qua intanto. Dovesse servirci. Questa è una shortcut. Qua. Questa è chiusa, ok. E niente, ma sa... Cazzo, ma sono arrivati de corsa. Aspetta. Aiaiaia. Piatelo. Piateli. Sciostra. Hanno pure incastrato, dannazione. Ok. È stato ammazzato corsale, tiè. Ok, allora.
Ah, ma è una statua questa. Sembrava che erano un casino, invece erano questi altri qua, questi sono fissi. Allora, ok. Dai, che ci stiamo avvicinando, però occhio che sicuramente, ecco, vedete, poi ci scordiamo qualcosa di importante. Già stavo un po' a corto di roba. Lavanda, posso crearmi qualcosa? Questo sì. Olio, come se non ci fosse un domani, va bene, basta. Allora, a parte che dobbiamo entrare lì, però visiamo, cioè, vediamo bene tutto quello che c'è intorno, evitando di perderci qualcosa. I prismi, va bene, qua dentro. C'è un'altra caccia stasera, il vostro odio è necessario, preparatevi. Ok, va bene. Qui? Niente. Beh, ci siamo, dai. Oh, cazzo. Quello è me. No, no, che cazzo lo fai? Allora, voglio non stuzzicarlo quello. Quello sappiamo che non è. La porta è chiusa a chiave. Non è. Non possiamo ammazzarlo, quindi. Oh, eccote. Jess, per fortuna sei qui. L'oscurità era spaventosa. Lo so, ma io volevo Anna, continuare a ti esplorare, senti? verità. Sì, credo di sì. Insomma. Com'è l'oscurità per te? Parla con Sentire la sincerità. voce di mia sorella è peggio di quelle creature. Spero solo che non sia lei. Lo spero. Quello che ho visto lì dentro era così reale. Comunque, dobbiamo ancora ottenere la maschera. Sì. È al di là della porta qui dietro, ma non trovo un modo per aprirla. Ci penso Strano. io. Tu riposati. Strano che non si Bene, apre. però prendi il mio prisma. Serve ad accedere all'altro lato della comune. Grazie, Anna. Ok. Così li abbiamo praticamente tutti. Trova le sei sfere pineali per aprire la prima porta. Quindi una l'abbiamo trovata. La posso già piazzare, magari così a caso? Sì, quanto pare sì. Minchia, sei addirittura. Premi per selezionare l'abilità del tuo prisma. Allora, che fa questo? Altera il tuo piano fisico. Cioè? Cioè, posso tipo diventare invisibile? Che cos'è? Sai che hai bisogno di me. Mi piace essere necessaria. Come ti piace essere necessari? Sì, ma sei su un casino, porca trota. Devo capire a che serve sta cosa. Non ho capito cosa mi potrebbe dare come bonus. Scip tua. Sale. Ancora. Pensavo che fosse. Sei morto. Ok, mo sì. Che c'è? Bel niente. Ripulisce l'area del rituale e rimuovi le macchie che trovi. Occorrono altri tre partecipanti per il rito del saluto mattutino. Conosci le preferenze di MA. Chi è che sta a parlare? Il cosmo si sta avvicinando a un punto Ah, è il tizio. di Ok, una stasi. l'abbiamo presa. Una l'abbiamo presa. E c'è più niente qua, eh? No, a quanto pare no. Vabbè. Ma se è un casino, sicuro devo tornare indietro, quindi. Tutta la zona magari che ha fatto lei la devo fare io. E oddio, dove sono uscito? Ok, sì. Come ci vado di qua? Ah, aspetta un attimo, fammi posizionare questa che già sto qua. E via, così. Ok. Dai, ne mancano solo altre tre. Qui che cos'è? Niente. Qua. Lavanda. Ok. Recuperiamo tutto quello che possiamo perché veramente qua la resa dei conti è abbastanza vicina. Quindi cerchiamo di farci trovare preparati. Il problema è che mo sta altre tre. Ma dove cazzarola stanno? Sono una cifra. L'avessi trovati magari già da un po' in giro. Uno sapeva che poi li dovevi rimettere qua e va Dio, bene. quelli sono corpi bruciati. Porca trota, sì. Direi proprio di sì. Ok. Ok.
Allora, vediamo un attimo qua in giro. Ci sono sti simboli con sti numeri vicino che non so che sono. Eccone un altro, ma sicuro non mi piace come è troppo silenziosa la questione. Chiusa. Ok. La realtà. Ardeni e i guerrieri cui chakra sono stati battezzati. Vabbè. Occhio. Fin troppo tranquilla la situazione. Dove caspita si esce? Qua. Aspetta di qua. Me ne mancano due. Vabbè, ora senza che gliela riportiamo direttamente adesso, magari facciamoci questo pezzo qua. Perché ora praticamente avendo tutti i cristalli siamo... Via. Che fa sto coso? Ah, ma che figata! Ma che figata! Diventi per un momento invisibile. Aia, ma giusto per il momento. Proprio che sono rinato nel momento sbagliato. È molto figo questo. Te credo che ci hanno dato per ultimo. Aspetta. Ok. Aia. Apriti, che mi serve sicuro. Aia, la porta. Cazzo, ci stanno accerchiando. Ok. Sicuramente qualcosa qua. Non c'è niente. Ma dai. C'è sto... Niente. Di solito quando c'è sta la pianta è perché c'è qualcosa di importante dietro. Invece non c'è assolutamente niente. Bene, allora curiamoci un attimo. Andiamo dall'altra parte. Qui c'è 5. Però qua c'è una cosa, quindi forse è una shortcut. Sì. Ok, qua c'è il cosiddetto eventualmente per vedere i filmati. Ok. Fortissima quella cavolo de cosa. Inventario pieno addirittura. Quindi ce ne abbiamo due. Me ne manca una sola. Ce ne servivano tre. Ora me ne manca una sola. Io dentro i bagni non credo che ci sia la pietra, insomma. E vado, vai. Pieno. Si stanno a fare veramente il pieno di tutta la roba. Allora, aspettate un attimo. Questo lo posso fare. Questo lo posso. Non lo posso fare. Questo sì. E più niente per il momento. Ok. E me ne manca uno. Qua. Aspetta, aspetta, qua non ci sono andato. Ok. Benton, ricordati il mio nome. Però aspetta, qua ci sono. Ci sono già stato qua. Oddio, ma va là a trovare quella che mi manca. E perché? Allora, intanto andiamo a posizionare queste. Magari mi manca una parte che non sono andato. Sicuro, voglio sperare. Ma io posso passare tipo in mezzo. Ok, no. Non so, pensavo che. Dai, smaterializzavo. Pensavo potessi passare attraverso le cose. Sarebbe stato figo. Ma qui a destra ci sono andato? Boh, mi ricordo. Forse no. Ah no, pensavo fosse l'ultima. Invece no, me ne manca una sola. Anna, me ne manca una sola. Spero sia qui. O qua ci sono già stato. Sta bloccata dall'altro lato. Devo cercare di entrare da qua dentro. Sicuro qua, eh. Sicuro sta qua. Sì, qua non ci sono stato. C'è ancora roba da prendere. Sicuro è qui. Allora, è inutile, non valgo niente. Finire i canti ogni sera è una lotta per me, ma non c'è nient'altro da fare. Marro mi aveva detto che mi stava togliendo il dolore. Ho persino visto che con i miei occhi la sofferenza fuoriuscire dal mio corpo. Sembrava una foschia verde e luminosa, ma in me non... Ora c'è solo morte. Non riesco nemmeno più a piangere. Cos'ho che non va? Che ne so. Te stanno a prosciugare.
Aspetta, aspetta, che qua sta mascapoccia. E aspetta, ok. Sì, ok, ma non c'era niente. Piantina, piantina. Ok, con lo spago dovrei poter fare questa, ma me ne manca. Manca una cosa. Eccolo. In teoria qua posso entrare, ecco lì. Aspetta. Vai, invisibili. Prendi tutto. Ok, mo tecnicamente noi però per uscire o famo il giro o ci liberiamo di questi. Usci vostra. E basta. State a fare incoglioni. Occhio. Aspetta che mi sta a finire. Questo qua col fuoco è buono. Usiamo quello qua, salvia. Ok. Ehia. No, 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 no. Aspetta che sta a morire. Mangia questo. Ok, dobbiamoci dalla pianta qui. Sci tua. Adesso in teoria ci libera la porta ora. Ok, c'è altro un giro da recuperare? Mi sembra proprio di no. Ok, liberiamo qua la porta e torniamo indietro. Ora abbiamo veramente visto tutto, spero. Ok, ci siamo, Anna, ho preso tutte le sfere qui, le sfere di cristallo. Puoi aprire. No, ce ne manca una. Ma come ce ne manca una? Ma cosa mi stai narrando? Ma come? Ero convintissimo. 2, 4, 5, ne manca una. Perché puttana, ma dove cavolo è? La porta è chiusa. Aspetta, allora tocca ritornare qua. Forse da qualche altra parte qua. Ero convintissimo che fossero tutte, dannazione. Però aspetta, noi qua c'eravamo già stati. Questa mo si apre? Aspetta un po'. Non possiamo più vivere nell'illusione. E qua però non ci siamo andati però. Ma ricordo sta cosa. A parte c'è ancora lui che parla. Se parla, infatti ci manca questa. Questo lo tengo io. Questa già abbiamo noi, frate. Oh porca trota, aspetta. Questa che hanno preso vita. No, no, ho sbagliato. Qua. Ok. Ok, mo c'hai veramente tutte. Mo non inventassero scuse. Ce l'abbiamo effettivamente tutte quante. Allora, questa intanto di prisma switchiamo. Ero convintissima di averle già tutte. Sì, la devi... No, ma che te la sei presa? Ah, dobbiamo posizionare questa se piglia. No, devi selezionare questa. Ok. Ah, no, abbiamo finito. Come si apre sta porta ora? No, non dimmi che c'è pure una sorta di diverso come colori. Porca troia. Mi dici qualcosa? Scusa, trovo le sei pietre, l'ho trovate. Ora? Secondo me c'hanno tipo una sorta di verso. C'hanno pure un verso come metterle. Messe di questa, messe di... Allora. Se quello è la spirale... Come cazzarola? Scusa, eh? Allora, quindi tecnicamente qua dovrebbe esserci tipo la blu? Questa è la blu. Certo, mi desse un feedback se le ho posizionate corrette. Sì, meno che il suono rosso, verde. E viola. Ok. E di qua c'è il giallo che dovrebbe essere tipo questo. E qua quella arancione. Funziona col cacchio, funziona.
Scusa una cosa, eh. Scusa, blu e rosso dovrebbero essere così. Verdi ci sta, viola ci sta. Ah, no, forse c'è prima. Oh, così dovrebbe essere. Guardarla. Guardare là sopra. Almeno che non devo seguire. Aspetta, ma cazzo. Dai, dannazione, l'ho posizionato tutti, ma mi dai un feedback? No, che dovremmo fare? No, perché se si è buggato rosico, eh? Se si è buggata così, rosico, perché non so da che parte poi rientra. Trova le 6 sfere finali per aprire la porta. E l'ho trovate, l'ho pure posizionate. Non parlava di posizioni precise, veramente. Però, vedendo lì il disegno, mi viene da pensare che la blu è questo qua. Poi la viola, la verde e poi via via tutte le altre. Però se deve essere una spirale, l'arancione. Però là in teoria l'arancione viene dopo la viola. Come faccio a ricrearlo così in maniera orizzontale? A meno che non devo creare, non devo seguire dove esce. Come cazzo è possibile? No, mi stavo forse complicando di più la vita rispetto a quello che dovrebbe essere. Io speravo che mi desse un feedback loro, in verità. Scusa una cosa, eh. Una sfera di cristallo blu progettata per trasmettere frequenze alla tua ghiandole pineale. Non mi sembra che ci sia un modo di posizionarle. Aspetta. Ferma un attimo, pigliale tutto in seconda. Allora. Allora, seguendo più o meno l'ordine, tecnicamente qua dovrebbe forse esserci il giallo. Ma se mi desse un feedback per sapere se l'ho posizionata corretta o meno, sta cosa non mi dispiacerebbe, eh? A costo di posizionarle almeno una in uno slot per trovare quello giusto. Cioè se effettivamente c'è sta una sorta di feedback che si illumina qualcosa, che caspita ne so. Che sto cercando di vedere, vabbè, ma non c'ho un puntatore eccetera. La parte finale di ogni spirale, vedete, coincide più o meno con ogni buchetto. Quindi il giallo da là fa tutto il giro e si piazza qua. Poi il blu invece va nella parte tipo finale. Ma il problema è che il viola va sopra. Sopra che ne so dove dovrebbe essere. Quindi manco quella vorrebbe essere una soluzione. Il viola è tipo in alto, ma in alto dove, come caspita lo posiziono? Scusi, ma mi puoi dare Anna, come si chiama? Ma poi dare un feedback a qualcosa? Non lo so. Ma raga, non lo so. Rinvio dal checkpoint. Io paura che magari si è buggato. Perché non me lo fa fare? Secondo me è successo qualcosa. Ma è successo qualcosa. Perché non mi fa fare nient'altro qua. No, 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 riavvia il capitolo, il cacchio. Mi serve riavvia dal checkpoint. Gliela fatta. Non so, 3 ore che premevo sui tasti e non mi faceva niente. Sto gioco ho qualche problema tecnico-tattico, come so, eh. Ok. In teoria qua stiamo per prendere l'ultima. E va bene. L'obiettivo della scienza prismatica è piantare i semi della guida piuttosto che del desiderio. Sì, va bene. Questo lo tengo io. Non ci interessa di tutta la scienza. Questi si sono incazzati, giustamente. Però noi ce ne andiamo. Ok. E ci siamo. Aspetta, ecco qua. Però, scusa, allora, sti numeri sicuro servono a qualcosa. Sti numeri servono a qualcosa. Però io come li posiziono? Questo è il numero 4, che è quello arancione che sta là sopra. Ma io come lo posiziono? Dall'1 al 4 in maniera orizzontale. E che fosse il 4 l'ho capito, è quello là sopra. Ah, vedi, mo, però aspetta, mo si è alzata, Anna. Secondo me era buggato. Perché mo si è alzata, prima stava per terra.
comunque non mi dici niente. Dai, te sei pure alzata. Pensavo che avessi qualcosa da dirmi. Quindi? Allora, l'ordine sicuro serve a qualcosa. Quindi, tecnicamente, ormai noi dovremmo vedere tutti i simboli. Ecco, vedi, questo è il 2 ed è a sinistra. Aspetta, qua non so scordare questo. I simboli comunque servono a qualcosa. Anna, mi dici niente tu? Niente, vabbè, allora aspetta un attimo, tocca riprenderseli e posizionarli correttamente. Te pareva che ci doveva essere un ordine, ovviamente. Allora, aspetta un attimo. Allora, abbiamo detto, ma giusto per capire, ripeto, se ci dà un feedback su qualcosa. Allora, qua ci dice che della sfera è il secondo. Questo manco mi ricordo che numero, che colore fosse. Però dice che è il secondo. Quindi andiamo qui. È il verde e sta lì. È il secondo, quindi qua. Oddio, si è tipo illuminato più, di più o sbaglio? Aspetta un po'. Forse questo è il feedback che ci dà? Sì, si illumina di più. Ok, quindi questo è giusto. Sì, ok. Vabbè, il resto posso, non dico andare a tentativi, ma poco ci manca, ora che so che si illuminano. Ok, rosso si è illuminato. Quindi era corretto come avevo fatto io prima? Oddio, boh. Non so se il blu si era illuminato di più o di meno, in verità. Il verde mi sembra molto più acceso. Il rosso non so convinto che sia lì. Il rosso non so convinto. Uno, due, tre. E perché ce n'era un altro? Allora, aspettate. Qua posso prendere niente? No. Il verde pare che l'abbiamo azzeccato. Mi sembrava molto più luminoso. Ma fatta ricordare. Allora. Dove? Qua, eccolo. Questo è il 4, che è l'arancione. Il 4, ora che ne so, partendo da sinistra, quindi è 1, 2, 1, 2, 3 e 4, quindi l'arancione dovrebbe tipo sta qua. Allora, togliamo un attimo sto rosso da qua. Vediamo un po' l'arancione illuminato? Sì, direi proprio di sì. E quindi ora devo cercare di illuminarli per bene. Questo, il giallo? Sì, direi proprio di sì. Quindi qua ci va il blu. No, mi sa di no. Mi sa di no. Blu va qua. No, manco. Allora, aspettate un attimo. Il problema è che anche se ritrovo le sfere qua, cioè le indicazioni. Il problema è che non mi ricordo quale sfera abbiamo preso da questa parte. Ma qua, ma come ricordo dove stava scritto? Qua forse? No? Ammesso che ci fosse scritto da qualche parte. No, dentro no, era sicuramente fuori. Vabbè, devo andare a tentativi, insomma, dai. No, non mi ricordo come erano posizionate. Dov'è che era scritto? Era abbastanza vicino. Eccolo qua. Però questo era il. Ah, ok, il colore del numero. Quindi è il 3 è il viola. Il 3 è il viola. Dove caspita sta la porta? Non da qua, da là. Il 3 è il viola. Quindi il viola va al centro. Però il 3 mi sa che l'avevamo già posizionato. Anna, un attimo, stiamo a cercare di capire qualcosa. Ah no, qua ci va il viola. Ce l'abbiamo il viola? Sì, che. No, no, il blu. Aspetta, ho sbagliato. È il viola mi serve, cioè questo. Ok. Ce
Ci siamo. E mo il rosso e il blu vanno da una parte o dall'altra. Vediamo di qua. Mi pare che là ci avevo già messo il rosso. Così? Sì, forse sì. O se no, se li invertiamo. No! Porca puttana. Così? No, i rosso e i blu non mi sembrano accesi. Li devo invertire. Mannaggia. Gli altri mi sembrano tutti accesi, però. Rosso? Molto più acceso. E blu. Sì, l'abbiamo fatta. Eureka. Occhio che... Ma che posto è questo? Che ci abitava svolgeva qui i suoi rituali. Sembra quasi di sentire l'energia prismatica. Dovevano essere moltissimi. Sì, forse c'è. Occhio che... Forse di più. Secondo me qua rinascono un bel po' di gente. Guarda questi seduti. Eccolo. No, hanno preso lei e niente. Tu hai il prisma. Boh, così si ha preso così facile. Questo mi sa quello che abbiamo visto nel prologo. Ok, se, e la maschera dobbiamo inserire i prismi tutti là dentro. Dobbiamo inserire i prismi tutti là dentro. Mo so cazzi, però mi sa. Vai. Ci va stravia. Guarda bene. Chio. Oh! Aia! Aia, fatto malissimo. Fatto malissimo proprio. E ancora? Aspetta! C'è un po' di sputazzo qua, così te tengono a bada. Chio, occhio. No! Ci va stra. Siamo prima gli amichetti sua, se riusciamo a farlo. Dai. Ah, già morto così. Bravo così, sì. Anna, stai bene? Occhio che se la infila lei la maschera. Occhio che se la infila lei la maschera. Ecco, guarda che stronzo. Quella appartiene a me. Alla mia famiglia. Tyler, devi ascoltarmi. Non ci ha manco detto se stava bene. Distruggerà tutti noi. È un mio diritto. Lo sai anche tu. Lo abbiamo fatto insieme. Questo non è quello che volevamo. Occhio. Sei rialzato? È meglio. Si è alzato? Hai detto che avevi bisogno di me. Povera illusa. Povera illusa. Ma soprattutto non è uscito questo, scusa. Ti devi fidare di me. No. Ma perché noi stiamo lì senza far niente, dannazione? Mentre questi decidono le sorti del mondo. Ma pigliatela. Ma perché? Occhio che mo lo mangia sicuro. Olè. Come tuo nipote? Ah, bene. Mo aiutami. Cacchio, aiutami ora. È questo? Bene, ora sono completo. Sì, questo è il tizio del prologo del 1970, quando era che avevano fatto il primo rituale. E poi una di queste. Quindi la... Aspetta, quella che è scappata incinta. So che cavolo è. Vabbè, ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui, perché insomma stiamo un po' nelle parti conclusive sicuramente. E, sì, insomma, ci sta un po' forzata come cosa. Sicuramente quello sarà l'ultimo mostro. Speriamo di riuscire a salvarla Anna, che alla fine dei conti si sta rivelando addirittura utile. E vediamo se non dobbiamo sacrificare anche lei alla fine.
il prisma ce l'ha già dato il cristallo, quindi solitamente lo recuperavamo andando ad uccidere i portatori, diciamo, mentre lei ce l'ha dato spontaneamente, quindi ora siamo completi da questo punto di vista, anche se si è ripreso quello rosso, che era quella del prete, insomma, del tizio che poi è stato prosciugato dal suo stesso nipote, cioè dallo zio praticamente. Vabbè, vediamo come va a finire, ragazzi. Io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo, vi invito, se fa piacere, lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. In descrizione trovate il link ai social network, in alto a destra la i che riporta tutta la playlist del titolo. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.